Quelle che si vedono tanto bene sono le bruciature che la signora ha subito in un incendio nel 1532 a Chambéry, quando era ripiegata, questo spiega la simmetria di quelle bruciature. Prima ancora di raccontare quali sono le indagini compiute sulla sindone, chiediamoci se ci sono degli indizi di falsità a priori, semplicemente guardando l'immagine e conoscendo un po' la storia della sindone. Allora, innanzitutto, un primo argomento è che le vere sindoni palestinesi del primo secolo, note agli archeologi, sono note alcune migliaia di tombe palestinesi del primo secolo, alcune contenevano residui dei teli funebri trovati in questi luoghi, segnati a sinistra, quella di El Damà è diventata famosa qualche anno fa. Ecco, allora, queste sindoni o frammenti di sindoni ritrovate sono completamente diverse dalla sindone di Torino. Di solito erano di lana, non erano tessuti a spina di pesce, ma con un tessuto piano, uno a uno o due a due di trame di ordito, a volte erano di cotone, c'erano più teli, uno copriva il volto, l'altro il corpo era arrotolato, avvolto, dentro, legato alle caviglie, alle mani, al collo, le braccia erano lungo il corpo, eccetera. Quindi la sindone è falsa per l'archeologia, tanto per cominciare, ed è anche non coerente con i Vangeli, perché il Vangelo di tanto più chi, Giovanni forse descrive che quando gli apostoli entrano nella tomba trovano i teli funebri, le bende e da un altro lato, piegato in quattro, il lenzuolo che era il fazzoletto, diciamo, che era sul volto. Quindi non è neanche coerente con i Vangeli. Secondo punto, la sindone non è assolutamente nota dal primo secolo, come sarebbe logico, ma ha una nascita travagliata, perché compare improvvisamente dal nulla in Francia nel 1355-56, presentata come proprietà di un cavaliere, Goffredo di Charmy, ossenso dai canonici di una chiesa collegiata che organizzano ostensioni a pagamento, eccetera. Immediatamente, appena la sindone appare, il vescovo locale, Henri de Poitiers, si oppone all'ostensione, ritenendo che fosse un falso, e siccome uno di quei vescovi che giravano con la spada alla cintura, blocca l'ostensione per 30 anni, morto lui, i canonici la tirano fuori di nuovo e anche il secondo vescovo si oppone. C'è tutta una serie di documenti ritrovati alla fine dell'Ottocento da un cattolico, tra l'altro, Louis Chevalier, e tutte le lettere tra i canonici che si appellavano ai delegati del re e i vescovi che si appellavano al Papa, fin quando Pierre Darcy, il secondo vescovo, scrive una lunga bolla al Papa nel 1379, in cui descrive tutte queste vicende e dice che il suo predecessore, Henri de Poitiers, aveva addirittura trovato l'artista che l'aveva fatta in modo astuto. Non si dice purtroppo chi era il nome dell'artista né qual era questo metodo astuto, ma si suppone, diciamo, che non fosse un banale dipinto, no, fatto con colori e pennelli. E allora Clemente VII, che era il Papa di Avignone, permette sì l'ostensione, ma obbliga a dire ogni volta che questa opera viene esposta che non si tratta del vero telo funebre di Cristo, ma di una pittura o rappresentazione. Siccome poi lui era anche l'antipapa, perché allora c'erano due papi, ma uno pensava ad essere quello autentico, questa cosa viene un po' dimenticata, poi la sindone passa agli eredi di Goffredo di Charmy, Margherita, la nipote, la porta in giro per l'Europa facendo ancora ostensioni a pagamento senza mai restituirla ai canonici che la richiedevano a gran voce, muore scomunicata. E dopodiché la dà ai Savoia in cambio di due castelli, e quindi fra i meriti o i demeriti più probabilmente dei Savoia c'è anche questo, averla portata prima a Chambéry, poi a Vercelli, poi a Torino e così via, facendone l'emblema della loro casa. Ma per i primi secoli la sindone era falsa non solo per la storia ma anche per la Chiesa. Nel 1898, dopo vari secoli di tranquilla gloria in cui venivano continuamente richieste, indulgenze, feste, festività in onore di questa immagine, c'è la fotografia e avviene il primo miracolo in camera oscura, viene scattata la prima foto della sindone. La sindone com'è, la vedete su
sulla sinistra, credo che l'immagine sullo schermo sia un po' deformata, ma è tutto un po' più grasso del solito, dovete avere pazienza, non siamo riusciti a fare di meglio. Allora, il negativo dell'immagine della sindone è quello che si vede sulla destra, sembra un positivo, ha questo realismo strano, incredibile, appare questa figura misteriosa e ieratica, si grida al miracolo, si grida al trucco, che cosa che non è. Fatto sta che la sindone, visto che il suo negativo è così realistico, sembra avere le caratteristiche proprio di un negativo fotografico, perché invertendo i toni si ottiene l'immagine sulla destra. Ecco qui, sulla sinistra la sindone, sulla destra il suo negativo, che è quello che siamo abituati a vedere, tra l'altro di solito con contrasto più accentuato, perché come dico, l'immagine è molto sfumata. Allora, altra obiezione, a questo punto vediamo però, guardate questa immagine sulla destra, vediamo cosa succede se prendiamo un vero corpo umano, lo spennelliamo con una vernice rossa e lo copriamo con un telo. Questo povero Cristo che si sottopone a questo esperimento è Massimo Albertin di Albano Terme, l'avrete sentito nominare perché è quello del lugar che ha portato avanti quella battaglia contro i crocifissi nelle aule. Questo è un esperimento fatto un po' di anni fa, credo che avesse già una certa tendenza al martirio. Comunque, insomma, si spennella con una vernice rossa un corpo umano, si appoggia sopra una tela e si vede cosa viene fuori. Quello che viene fuori è un'impronta per contatto, ce l'ho qui ripiegata ma adesso non la faccio vedere per non complicare la vita, e questo è il risultato, quindi un'immagine non sfumata, perché un'immagine per contatto non può essere sfumata, dove c'è contatto c'è l'immagine, dove non c'è contatto non c'è, e completamente deformata, no? Vedete le... il corpo è troppo largo, guardate le cosce, soprattutto il volto, perché ovviamente avvolgendo il lenzuolo attorno a un corpo tridimensionale e poi rendendolo di nuovo piatto, si ha una inevitabile deformazione geometrica. Quindi la sindone è falsa anche, ecco qui tre prove diverse, una semplicemente appoggiando il telo e l'altro, le altre facendolo ricadere un po' sui lati anche, quindi un'immagine orrenda, completamente diversa dalla sindone del formato. Questa è la mia faccia, addirittura una maschera di Agamennone, è una cosa orribile. Quindi la sindone è falsa anche per la geometria, questo è un dato di fatto ineluttabile, diciamo. Nel 1976 il cardinale di Torino, Arcivescovo Ballestrero, istituisce una commissione di esperti, il direttore del Museo Egizio, dei medici forensi, esperti di indagini legale, un'esperta d'arte, per capire qualcosa di questo telo. Il risultato è un po' deludente perché l'esperta d'arte dice che sembra un'opera medievale, Curto, che è il direttore del Museo Egizio di Torino, dice che lui non ha mai visto teli di superfina di pesce del primo secolo, che pensa anche lui a un artefatto molto più tardo, e gli esperti in medicina legale prendono vari fili dalle zone delle cosiddette macchie di sangue. Tutti i test per il sangue sono negativi, DNC, cromatografia, benzidina, prove sierologiche, trovano invece un colorante rossiccio. Quindi la sindone è anche falsa per i primi esperti neutrali, ma è falsa anche per la medicina legale per il buon senso. Per esempio, guardiamo come fuoriuscirebbe il sangue dalla testa. Il sangue non può andare sopra i capelli, impiastriccerebbe tutto il cuoio capelluto, avrebbe un mascherone completamente deformato. L'impronta dei capelli, i capelli non possono lasciare un'impronta di quel tipo, un corpo sdraiato con i capelli lunghi, i capelli cadono indietro verso il basso, non lasciano quell'impronta. Le mani e le braccia di un cadavere non possono essere tenute in quella posizione, perché il cadavere non ha rigidità muscolare, le mani cadrebbero di fianco, si potrebbero congiungere forse sullo stomaco, ma non così come sono messe. I sindonologi invocano la rigidità cadaverica, ma se la rigidità cadaverica si è già instaurata e viene forzata in quella posizione, i muscoli poi si rilassano lo stesso,
e non, se non si è ancora instaurata, non si possono tenere comunque le mani in quella posizione a meno di legarle, cosa che però non è visibile, non c'è nessun legaccio visibile. Più tanto altre serie di obiezioni che si potrebbero fare, e quindi diciamo la sindone è falsa anche per la medicina legale e per il buon senso.